Amici del Test di Calcio League, bentornati, siamo alla quarta giornata di ritorno, lo scontro è al vertice, seconda contro terza, Prince Café contro Cellulopoli, match attesissimo, uno scontro che potrebbe determinare tante sorti del campionato. Andiamo a vedere come sono scese in campo le squadre. Per il Prince Café, ricordiamolo, campione in carica della passata stagione, vincitrice, detentore del titolo, Orlando tra i pali, Lenti a centro della difesa, Urselli a destra, Alò, capitano Alò a sinistra, Blasi e Santoro a centrocampo, con Blasi in fase di impostazione, Santoro che gira alle spalle di Fabio 40, unica punta. Per quello che riguarda invece Cellulopoli, del presidente Totaro, il mister D'Angelo mette in campo un 3-2-1. Tra i pali c'è Anastasia, al centro della difesa Marinelli, Teodoro a sinistra, Antonazzo, Giuseppe Antonazzo a destra, Guida e Vitale, Marco a centrocampo, unica punta capitano Alessio Vitale, il bomber di Cellulopoli. Andiamo a vedere quello che è successo, una partita che si prevede frizzantissima fin dai primi minuti. Le occasioni da entrambe le parti. Al terzo minuto, la prima occasione del match è sui piedi del Prince Café, precisamente sui piedi di Massi Blasi, che si aggiusta bene il pallone sul sinistro, prova una bordata ad incrociare, non trova lo specchio della porta. Partita combattutissima a centrocampo, ma al nono minuto a sbloccarla è sempre lui, Alessio Vitale, servito benissimo da Giuseppe Antonazzo, tutto solo, prende la mira e sul primo palo fa secco Orlando, 1-0 Cellulopoli, portare in vantaggio il suo bomber Alessio Vitale, che mostra il numero 9. La risposta del Prince non arriva, anzi un minuto dopo Guida pizzica il pallone a Santoro, prova un gran sinistro, la palla che sbatte sulla traversa, la ribattuta di Vitale che la mette dentro, l'arbitro dice però con una mano, lo stesso Vitale conferma. Al tredicesimo la spinta del Prince comincia ad aumentare, ci prova prima Alò con un sinistro alla distanza, poi Santoro che scheggia la traversa, sembra non trovare però la via del gol, ci prova due minuti dopo ancora Santoro, servito dal solito Lenti, combinazione solita questa del Prince, Lenti per Santoro, Santoro continua a bombardare la porta di Anastasia che però è attentissimo. Siamo ormai al diciottesimo quando il gol del pari finalmente arriva, azione iniziata da Chirivì, servito Blasi sulla tre quarti, prende la mira, uno pari, gran stecca di Massi Blasi, solito destro preciso e chirurgico del numero 10 del Prince Café. Risultato ora è di 1-1, partita torna in equilibrio. Al 22esimo Giuseppe Antonazzo prova dalla distanza, gran bordata di poco fuori. Al 23esimo ancora Cellulopoli, Marinelli difende bene il pallone, Orlando però ci mette un piede. Al 24esimo però Antonazzo è il più lesto di tutti, supera Massi Blasi, si presenta solo contro Orlando, piattone sul secondo palo, bellissimo gol, 2-1 per Cellulopoli, partita veramente bellissima. L'ultima azione al 25esimo è per il Prince che prova ancora con Blasi a trovare il pari, servito benissimo da Santoro in aria, tutto solo Anastasia gli nega la gioia del gol. Non c'è più tempo in la prima frazione di gara, finisce sul 2-1 per Cellulopoli.
La seconda frazione di gara ci dice che è il Prince Café che deve aumentare i ritmi per cercare di riportarsi sul pari. Entra in campo anche un ex Cellulopoli, Andrea Chirivi, vincitore l'anno scorso proprio con Cellulopoli della testa di calcio Cup. Andiamo a vedere quello che è successo. I primi 10 minuti sono equilibratissimi, non succede praticamente niente di rilevante, partita combattuta a centrocampo. Al 12esimo la prima occasione è un calcio di punizione dal limite battuto da Santoro di Potenza, cerca l'incrocio, ci mette il guantone ancora una volta Anastasia. 13esimo, abbate Mattei, serve bene Buccoliero che rientra sul sinistro, potrebbe calciare, non vede la porta, vede Antonazzo, però Orlando non si fa sorprendere. Al 14esimo Marinelli, pressato, cerca di liberare la palla, la prende Santoro che vede Blasi al limite dell'area, destro, palo, disturbato al momento del tiro da Buccoliero, forse c'era il fallo, ma la fortuna non sembra aiutare il Prince. Qui ci prova ancora Buccoliero di Potenza, vince un rimpallo, si porta avanti, sinistro fuori, sinistro fuori anche Diallo al 16esimo. Ci prova di Potenza, il Prince però continua a spingere. Al 17esimo, bellissima l'azione che porta al tiro Urselli da posizione defilata. Anastasia continua a sbarrare la strada a tutti sulla stessa azione. La ripartenza è di Alessio Vitale, che però non piazza il pallone, cerca la Potenza, conclusione centrale. Invece piazza il pallone proprio lui, l'ex di turno Andrea Chirivi, che trova il gol del pari al 20esimo. Siamo ormai a 5 minuti dalla fine. Andrea Chirivi, due pari, partita bellissima che si riapre. Saranno 5 minuti di fuoco nel finale. Cellulopoli che non ci sta, neanche il tempo di battere. Azione manovrata da destra a sinistra. Palla arriva sui piedi di Abate Mattei, che dalla distanza prova a sorprendere Orlando, che però non la blocca, la lascia lì lestissimo. Arriva Marco Vitale, tapin vincente, 3-2, neanche il tempo di battere. Cellulopoli si riporta in vantaggio, reazione velocissima degli uomini di Mister D'Angelo. 3-2, il finale continua a spingere. Ancora Cellulopoli, qui Marinelli offre il pallone ancora per Vitale, il salvataggio è Diallo. Al 25esimo, l'ultimo minuto, ci prova Guida con il sinistro. Orlando questa volta ci mette il piede e nega il gol. Siamo nei minuti di recupero però, il gol finale arriva su un'azione bellissima. Marco Vitale per Abate Mattei, di prima dentro per Guida che di petto l'appoggia in rete. Bellissima azione, 4-2, gol del KO, siamo ormai nel minuto di recupero. Non ci sarà molto probabilmente tempo per il Prince per poter riaprire il match. L'ultima occasione, prova Blasi, tiro della disperazione, non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine. Il risultato finale è di 4-2 per Cellulopoli che riapre i giochi per la seconda posizione. Andiamo a vedere la classifica. Il migliore in campo del match, il migliore in campo Pipa è Andrea Anastasia, portiere di Cellulopoli. La classifica dice che Piccio di Fame è primo, Prince Café a 51 secondo, segue Cellulopoli che accorcia le distanze, Real Le Torri quarto, Centro Studi Danza Carmen quinto, Real Gold sesto, settimo L'Etoile, ottavo San Pedros, nono Regina Margherita, decimo New House, undicesimo L'Albero delle Caramelle, dodicesimo Boca Juniors, tredicesimo I Grottagliesi La Piccola Rudy, quattordicesimo Revolution Desideri, quindicesimo Riv Team, sedicesimo Atletico e Basta, diciassettesimo Outlet Diaz 48. Vi do l'appuntamento al prossimo match delle teste di Calcio League.